che, a parte la gradevolezza del percorso, oltretutto, e in questo rendering non si vede, troverebbe, secondo me, anche uno sfogo, direi fondamentale, per ampliare quello che è il sagrato di una chiesa che rischia. Tutte le volte che c'è una messa, uno rischia di essere investito dal primo pullman, dal primo bus che passa, dal primo mezzo che passa. Avendo una viabilità di tipo ciclo pedonale, potrebbe anche trovarsi lì lo spazio per progettare qualcosa di più che per il sagrato della nostra chiesa. Quindi vi faccio vedere soltanto una. Devono essere degli spunti, non è un progetto, non è nulla, perché è soltanto un'idea di come potremmo immaginare noi la ciclabile. E poi vi dico che cosa faremo, cosa stiamo facendo per quello che riguarda il riutilizzo del sedime. È il tratto, questo se lo riconoscete, è il sottopasso di Via Milano attuale. Così avremo una passeggiata con una ciclabile e con una fruibilità notevolmente diversa.